50.000 firme per dire stop alle false cooperative. Ci si riesce a recuperare così tante firme? Penso proprio di sì, il movimento cooperativo italiano è un movimento radicato con moltissimi soci e moltissimi cittadini che hanno relazione col movimento cooperativo per i servizi, diciamo, di cui usufruiscono direttamente o indirettamente. E sono convinto che la stragrande maggioranza degli italiani è consapevole di quanto sia importante il contributo che le vere, sane e buone cooperative danno al sistema Italia e alla qualità della vita del nostro paese. Quindi sono sicuro che in questa nostra battaglia troveremo molti alleati. Quanto è il danno che queste false cooperative danno alle cooperative che invece stanno sul mercato seguendo le regole? È altissimo, difficile da quantificare, ma colpisce due elementi. Una è la capacità competitiva, perché queste cooperative esercitano una concorrenza sleale e quindi esercitando una concorrenza sleale colpiscono, nella capacità di stare sul mercato le imprese cooperative che rispettano le regole, che rispettano i contratti di lavoro e che sono attenti alle regole, ad esempio, sulla sicurezza e quant'altro. Ma c'è un ulteriore elemento, altrettanto pesante, che è, il colpo che si dà alla reputazione del sistema cooperativo e dell'essenza, cooperativa. Beh, si tenta perché il vero problema che già da tempo Lega, AGC e Confcooperative hanno affrontato è proprio quello che riguarda le difficoltà che le imprese sane, che sono la maggioranza delle nostre associate e del mondo cooperativo, si trova ad affrontare anche quello che si legge poi sui titoli e sulla quotidianità. Situazioni di imprese che sotto la veste di falsa cooperativa operano in un modo scorretto e facendo concorrenza sleale nei confronti invece delle centinaia di migliaia di cooperative che invece operano costantemente e quotidianamente nella piena legalità. Che cosa farete nei prossimi mesi? Beh, parte questa campagna di raccolte firme per intanto sensibilizzare e porre l'attenzione sul problema e soprattutto anche per tentare di, come dire, modificare quelle norme che oggi ci sono presenti e che riguardano i controlli, in particolare di tutte quelle cooperative che non sono associate alle grandi associazioni cooperative del movimento cooperativo.